famiglia che in realtà è tante, tantissime famiglie. 5 figli per iniziare, 13 nipoti e poi tanti, tanti altri componenti. Tra pochissimo a Romanzo Familiare. Bentornati, bentornati. Buonasera. A Romanzo Familiare. Allora, cominciamo stasera, perché questa è una sera speciale. Ogni sera è speciale perché raccontiamo qui le pagine di vita quotidiana di tante famiglie italiane. Ma questa sera vi presentiamo una nuova famiglia. E che famiglia, direbbe un mio corregionale un po' di anni fa. E che famiglia sono Bruno ed Enrica Volpi. Per alcuni sono dei matti, tra l'altro una pazzia che dura da ben 35 anni. Per altri sono un esempio, sono un faro, una luce, una testimonianza di vita vera. E sicuramente sono un'alternativa, direi, un'alternativa possibile. Queste sono un po' le parole che vi stiamo regalando per raccontarvi questa nostra nuova famiglia, che aggiungere che in realtà è una famiglia che però ha in sé 6 famiglie, sono tanti, tantissimi. I nostri Volpi hanno 5 figli, 13 nipoti, ma ci sono tanti, tanti altri componenti che abitano lo stesso luogo, lo stesso tetto e condividono tutto. E quando dico tutto, dico tutto è possibile. Sono davvero matti. Come sono arrivati a questa scelta è quello che scopriremo insieme a voi, perché loro ci hanno aperto il loro cancello, un cancello che in realtà è sempre aperto. E allora io direi che possiamo iniziare a conoscerli subito. Certe foglie volevi dire, portato? Ecco qua. Io prendo un po' di foglie e le butto. Mentre 8 anni in Africa era stato una luna di miele per noi, tornati a casa e la vita molto, molto dura. Eravamo arrivati a un punto che quasi quasi neanche più riuscivamo ad intenderci, io e Bruno. Noi che avevamo provato un altro tipo di vita, non ci stavamo più dentro. Siamo venuti qui così, alla ricerca proprio di una possibilità di essere noi stessi. Maya, Asia, andiamo a vedere l'agnello? Sì, però 10 minuti, perché io sono Blanca, andiamo a vedere. Vieni Maya. Ecco. Parlando così sognavamo, abbiamo cominciato a sognare, Siamo un po' i nonni di questa storia, anche si chiama comunità di Berzano. Prima di arrivare in comunità, io non immaginavo neanche che si potesse vivere in questo modo. E queste famiglie che sono qui sono venute perché vogliono provare a vedere se stando insieme riescono a tirar fuori un po' i talenti, quello che noi abbiamo dentro che non sappiamo nemmeno magari di avere. Noi non eravamo una comunità unica, ma eravamo delle famiglie, e le famiglie erano delle vere piccole comunità. La famiglia era molto importante, lo spazio per la famiglia, la famiglia era sovrana in casa sua. Noi vogliamo la comunità, ma vogliamo anche la famiglia, vogliamo vivere la famiglia, ma anche i benefici della comunità. Questa è stata la nostra sfida. Un sogno, una sfida che si fanno realtà. E allora andiamo a incontrare la nostra famiglia. Benvenuta alla famiglia Volpi. Buonasera. Grazie di essere con noi. Buonasera. Buonasera. Buonasera Bruno, buonasera Enrico. Enrica, non siete soli. Con voi ci sono anche Andrea e Luca. Buonasera anche a voi. Buonasera. E noi siamo a Berzano di Tortona, siamo in Piemonte.
a conoscere una realtà che sicuramente non è ordinaria. Abbiamo tante famiglie, stiamo incontrando tante famiglie qui al romanzo familiare, ma una famiglia che in sé è tante famiglie ed è una comunità, non c'era ancora successo. Vi abbiamo presentati, all'inizio ci siamo detti, boh, per qualcuno saranno dei matti. Come siete? Come siete arrivati a questo sogno che poi si è tradotto in realtà? Beh, ci siamo arrivati un po' alla volta, senza nemmeno accorgerci, non avevamo progetto, avevamo bisogno di fare quello che abbiamo fatto, non potevamo farne a meno. Erano poi gli anni dove queste cose si facevano, gli anni 70, all'inizio degli anni 70, e anche noi abbiamo cominciato come tanti. Ecco, perché voi cominciate negli anni 70 a Milano, tu Bruno e tua moglie Enrica, Villa Pizzone, fate un'esperienza lì di una comune, ma lì è già allora che maturate il sogno che state vivendo adesso ormai da 35 anni lì a Berzano di Tortona? Beh, non eravamo coscienti di sicuro, avevamo 5 figli, venivamo dall'Africa, eravamo ormai sradicati da un sistema di vita che avevamo lasciato 10 anni prima, e così alla ricerca di un modo di vivere abbiamo trovato degli amici che anche loro dicevano: non sappiamo che cosa vogliamo fare, ma sappiamo bene quello che non vogliamo più fare, e noi a loro dicevamo: ma forse noi un'esperienza l'abbiamo fatta, chissà se anche a Milano si possa vivere come abbiamo vissuto noi i nostri anni di Africa. E così è stato. E quindi cos'era? Cioè, non sappiamo, sappiamo cosa non vogliamo fare, dicevano i vostri amici, no? Cosa non volevano più fare, come non volevano più vivere, e qual è stata l'alternativa possibile? Beh, era tipico, una frase di quegli anni era un atteggiamento era ce l'avevano con la Chiesa, ce l'avevano con lo Stato, ce l'avevano con la famiglia, ce l'avevano col lavoro. Il lavoro c'era in quegli anni, ma non si voleva vendersi al padrone, insomma, e allora si lasciava tutto, si lasciava il posto di lavoro sicuro e si andava un po' all'avventura. Però noi a questi giovanotti, c'era anche una coppia con noi, e noi dicevamo: ma voi ce l'avete con la famiglia, ma noi siamo una famiglia, voi ce l'avete con la Chiesa, ma io mi sento credente, voglio continuare la mia ricerca di fede. Ce l'avevano col lavoro, ma avevo 5 figli, bisognava lavorare, e così è nata un po' la cosa. Allora, noi racconteremo nel corso di questa puntata, passa Bruno il microfono ad Enrica, racconteremo la vostra decisione di creare una famiglia e di vivere insieme, condividere tutto insieme ad altre famiglie. Racconteremo nel corso delle puntate, nel corso anche di questa puntata, un po' la caratteristica, sia proprio le caratteristiche, direi, materiali, un po' della vostra condivisione, no? Di più famiglie insieme, ma anche le scelte valoriali. Enrica, intanto cominciamo, visto che Bruno sta parlando di lavoro, che quando siete partiti c'erano persone che odiavano il lavoro, ce l'avevano col lavoro, intanto il lavoro in che misura entra nella vostra famiglia di comunità? Non so come, intanto aiutateci a capire come chiamarvi. Siete una famiglia, siete una comunità, siete una comuna, che cosa siete, Enrica? Siamo una famiglia. Siamo una famiglia normalissima, che però non vive sola, ma vive accanto a delle altre famiglie, e così abbiamo tutto l'aiuto che abbiamo bisogno in qualsiasi momento della giornata. Possiamo contare su altre 5-6 famiglie che ci stanno vicine. Ecco, voi condividete una serie di cose. Cominciamo dagli aspetti pratici, gli aspetti materiali. Bruno prima parlava del lavoro. Ognuno di voi che cosa fa? Lavora dentro questa comunità di famiglie che vivono insieme, vicine, oppure ognuno c'ha il suo lavoro?
No, all'inizio quando eravamo soltanto una famiglia allargata, perché è cominciata così, gli amici che abbiamo trovato a Milano sono venuti a vivere con noi, eravamo una grande famiglia, eravamo 16-18 persone tra i nostri figli, altri ragazzini accolti e giovanotti che avevano lasciato la loro famiglia, il loro paese, erano venuti a vivere a Milano, che era anche una moda, dicevo. Ecco, allora io che da geometra trovavo dei lavoretti da fare e uscivamo al mattino tutti insieme, si andava a fare quei lavori. Erano lavori che non impegnavano il futuro, erano lavori che si potevano fare quel giorno in quel modo perché eravamo quelle persone e così abbiamo cominciato. Poi quando è arrivata un'altra famiglia ha preso in questa grande casa di Milano nel quartiere di Villa Pizzone, si sono messi accanto a noi in questo grande spazio e anche in attesa di trovare un lavoro a loro confacente hanno cominciato a lavorare insieme a me. E alla fine del mese, quando si trattava di dividersi quei pochi soldi che avevamo guadagnato, perché avevamo proprio come idea di guadagnare poco, perché avevamo capito che se avessimo avuto tanti soldi da gestire, la cosa non sarebbe andata avanti a lungo. Così facevamo dei lavori semplici che potevano fare chiunque, e che portavamo, col quali portavamo a casa poi il necessario per vivere. Mettevamo tutto in un cassetto, così aspetta, è nata aspetta, la cassa Bruno, comune. Bruno, ecco. Aspetta, non ci anticipare, non ci rovinare il nostro lavoro che abbiamo preparato bene. Allora, fermiamoci alla fine del mese, amici e amiche a casa, cancellate l'ultima cosa che ha detto Bruno. Eh no, però è questa no, la cosa da cui ripartiamo, perché questo mettere tutto in un cassetto che poi è diventato cassa. Io guardavo Bruno, Enrica e anche gli altri, guardavo le facce anche dei nostri ospiti qui in studio, che erano un po' perplesse, no? Siamo tutti un po', ma chi sono? Ma che faranno in fondo? Ma come vivranno? E allora noi entriamo nelle vostre vite, così cominciamo a conoscervi sempre di più e partiamo da questo aspetto, no? Questo del mettere tutto in comune. Tasche, soldi compresi. I pilastri della nostra comunità sono pochi. Il primo è il cancello aperto. Avete visto quando siete arrivati il cancello è aperto. Cosa vuol dire il cancello aperto? Vuol dire che quando si affaccia uno, se è aperto, entra. Ecco, questo implica l'apertura, vuol dire che io non scelgo i miei compagni di avventura, però io ho il dovere di spiegare a chi si affaccia al cancello, di spiegare che cosa trovo venendo dentro. Quindi il cancello aperto implica l'accoglienza, l'accoglienza implica la condivisione, perché se io cancello aperto, uno entra e poi io non condivido, non creo rapporti, relazioni, cosa serve? Ecco, la condivisione è un po' questo, la condivisione la realizziamo anche attraverso la cassa comune, perché se no, se condividiamo solo le idee e non le tasche, diceva il mio amico, non funziona. Questo è il terzo pilastro. Ecco, il nostro stare insieme vorrebbe far recuperare il senso della fiducia. Per recuperare la fiducia cosa? Abbiamo trovato niente di meglio che fare la cassa comune, di mettere insieme anche le nostre risorse, non soltanto gli ideali, non soltanto le belle parole, ma abbiamo fatto un patto dove noi ci giochiamo anche da un punto di vista economico. C'è un mio amico che dice, va bene, siamo tutti figli di Dio, ma se le tasche non sono sorelle, come facciamo? Ecco, mi sembra importante. Bruno, Enrica, ma voi siete matti? Come se noi siamo matti? No, no, non credo proprio, no, 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 anzi, perché mi sembra che viviamo bene. Perché c'è un mondo... No, siamo furbi, non matti. Ecco, perché c'è un mondo che ci dice accumula, accumula, accumula il più possibile per te, trattieni il più possibile, no?
E voi ci riportate una rivoluzione culturale, cioè condividiamo, c'è un mondo che tende a dire guarda vai avanti, piuttosto sii contro, gli altri tendono a non piacerci, ad avere sempre qualcosa che non va, e voi da subito mi pare di poter riassumere quel che diceva Bruno, forse invece di essere contro, e quindi contro lo Stato, contro l'altro, contro il lavoro, avete scelto di essere con, dal tutti insieme, senza alienarsi, mantenendo la propria natura. E io continuo sempre a guardare le facce delle persone, sono sempre più perplesse. Eh sì, sulla cassa comune di tutto, idee e tasche, ideali e soldi. Eh sì. Enrica, qui sono un po' perplessi, sì, sulla storia della cassa comune, perché quella è dura da mandare giù nel 2012, Nel 2012 guardo i loro volti e sembra la cosa più dura da mandare giù. Eppure bisogna provarla, guarda, noi il fatto che siamo in tanti, la crisi, noi arriviamo sempre alla fine del mese, noi non abbiamo problema di arrivare alla fine del mese perché qualcosa c'è sempre. Spiegateci bene come funziona, Enrica, spiegacela bene questa cassa comune, cioè intanto quanti di voi hanno un reddito, perché avete detto sei famiglie, no? Lì a Berzano di Tortona. Quante persone di queste sei famiglie hanno un lavoro fuori dalla comunità e poi dove finiscono questi guadagni? Ma guarda, noi, io e Bruno siamo pensionati, perciò abbiamo proprio il minimo di pensione che va a finire nella cassa comune. Poi c'è chi insegna, c'è chi lavora all'ASL, c'è chi lavora... Stefano per esempio insegna musica nelle scuole, ma insomma vengono i soldi e poi dopo si lavora qui all'interno, perché noi abbiamo una vigna, facciamo del vino, vendiamo il vino, vendiamo la verdura e così tutto quello che arriva in casa va a finire in questa cassa comune. E poi... dalla cassa comune ogni inizio del mese il presidente, che è uno di noi a turno, dà un assegno in bianco ad ogni famiglia e la famiglia decide lei autonomamente di quanto ho bisogno per quel mese. Un assegno in bianco e poi mette lui la cifra, la famiglia mette lei la cifra che pensa che occorra per quel mese lì, senza che le altre famiglie debbano saperlo, ecco. Nessuno lo sa così che funziona la cassa comune, ecco, non so come... Sì, io e Antonio, senza esprimerlo, abbiamo formulato la stessa parola, no, nella testa, che è fiducia totale. Fiducia. Però Bruno, hai preso il microfono, ma volevo un commento di Francesca, che è una ragazza che sta qui in studio con noi e ti sentivo commentare. No. Allora, è fantastico perché si ritrova quel senso comune, quella voglia di condividere che appunto non è più dei nostri tempi. Però certo fino a un certo punto, poi vedremo se è ancora dei nostri tempi. Sì, no, spiazza. Commento. Perché cioè, da un lato sembra così un paradiso quasi, no? Dove poter condividere, dove mettere tutto insieme, ma da un altro dico, riescono a non avere delle invidie, delle competizioni, come fanno a non litigare tra di loro, per è esempio, questo che cerchiamo di capire, cioè, nella gestione entrano anche gli esterni o ogni famiglia poi si gestisce da sé, cioè è stranissimo. Cioè gli esterni, tu dici, nella gestione di ogni singolo nucleo familiare, esatto, gli altri delle altre famiglie se si impicciano. Però l'assegno in bianco senza che nessuno sappia, quindi questo già mi sembra che in realtà, no, questo risponde sì, in parte alla tua domanda. Sì, perché c'è questa massima fiducia e rispetto a questo punto, perché appunto... Allora, però la domanda è, ma gli altri, tra le sei famiglie ci si impiccia degli affari privati o ognuno ha la sua libertà, il suo recinto entro il quale non si può entrare? Bruno? Ma la cassa comune è molto più complessa di quanto possa dire il fatto economico. La cassa comune è il luogo dove io
intanto la cassa comune viene dal cassetto della credenza. La credenza era il luogo della condivisione della fiducia. È così che mi hanno spiegato i saggi che la parola credenza, quel mobile che abbiamo nelle nostre cucine, significava questo. Allora, nella credenza c'è dentro tutto quello che io sono, non soltanto quello che io produco, ci metto tutto me stesso e prendo tutto quello che ho bisogno per essere me stesso. Sembra gioco di parole, ma non lo è. È così che allora pian piano nasce la fiducia. È uno strumento per imparare a recuperare la fiducia. Voi sapete bene un proverbio, almeno qui in Lombardia si dice che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E noi veniamo da quella cultura. E questo l'alternativa, non un antagonismo a un sistema diverso, ma un'alternativa, non un antagonismo. Noi non siamo contro qualcheduno o qualche cosa, noi vogliamo gestirci in un altro modo, tutto lì. Certo, non siamo capaci, bisogna provare, noi siamo quelli che ci provano. Io credo che è tutto lì il messaggio è chiaro, Bruno, poi ci racconterete, perché questa cosa ha per me anche un fascino particolare. Però Bruno, guarda un po', chiedo a Maurizio Ventriglia di stringere sul nostro ospite qui al centro dello studio, guarda un po' che abbiamo, che sorpresa vi abbiamo fatto. Ciao Bruno. Allora, prima ancora, voi vi conoscete, ancora di presentare il nome, Arianna, vero, però ho l'impressione che per rispondere già un po' alla domanda prima di Francesca, è una cosa forse di ieri, secondo me è anche una cosa di oggi questa della condivisione, perché anche il nostro ospite, a guardarlo così, mezzo matto mi sembra. Tu dici già così, di prima così, quinto. Mezzo matto mi sembra. È matto, caro ospite? Abbastanza. Allora, il nostro ospite è Giuseppe Dardes. Benvenuto. Che grazie. Non ieri, grazie. Oggi ha cominciato, oggi insomma poco tempo fa, un'esperienza di questo tipo. Però prima di raccontare tutto il resto, siamo alla Cassa Comune. Sì. Ti dice qualcosa? Dice di un'esperienza che stiamo anche noi realizzando a Roma, dopo aver ascoltato un po' di anni fa l'esperienza e racconto di Bruno. Anche a Roma è nata un'esperienza di... Fermati qua, non anticipare nulla. Va Vediamola bene. Questa esperienza, si chiama La collina del Barbagianni. La collina del Barbagianni. Io sono la mamma di Giovanni e ho un'altra bambina che si chiama Anna, che ha 3 anni. Che sta a scuola. Che sta a scuola. E a giugno arriva un altro bimbetto. E anche Marina è incinta. Insomma, vabbè, diventeremo poi due. Quindi ci saranno due. Più. Esatto. E mio marito è andato a recuperare il cane che è scappato ieri. Per la grotta. Quindi. Quindi ha dormito nel posto dove è andato. Non lo so, adesso poi lo scopriremo dove ha dormito. Dunque, è iniziato tutto nel giugno del 2005, quando in alcune coppie andammo ad ascoltare Bruno e Enrica Volpi che presentavano il libro Un'alternativa possibile, che è il libro che loro hanno scritto per raccontare un po' la loro esperienza, insomma. E da quel racconto molti di noi sono rimasti stregati per varie ragioni e quindi abbiamo deciso di provare a vedere se questo sogno era realizzabile anche qui a Roma. Il nostro gruppo di lavoro per venire a vivere qui è partito inizialmente in, mi pare, 4-5 coppie. Venivamo tutti dall'altra parte della città e quindi abbiamo spostato le scuole dei bambini e siamo arrivati qui uno dopo l'altro. Questo è il nostro secondo inverno. Ogni volta che vogliamo possiamo giocare o scendere giù. Allora, possiamo giocare con gli amici invece di stare da soli in un appartamento. Poi si vedono tantissime lucertole. Nel campo ci sono dei cani.
Papà ha visto degli istrici. Sono degli animaletti con tutte le spine. Poi c'è il fagiano. Il fagiano, che vediamo tutte le mattine. Allora, nella ristrutturazione della casa in cui adesso si trova il condominio, la condina del Barbagianni, ci tenevamo tutti molto ad avere un'attenzione ai materiali e alle modalità di ristrutturazione, perché si può ristrutturare in tanti modi diversi. Volevamo il più possibile che non avere un impatto forte sull'ambiente. Cioè, prima era più o meno tutto così praticamente, e qui adesso è stato rifatto il tetto, però quando noi siamo arrivati, vedete, c'erano le rondini che vivevano dentro la casa da tutte le parti, le finestre non avevano i vetri, c'erano i topolini di campagna. You go to the place where you finally found you can look at yourself, sleep the fuck around. Deve essere possibile vivere vicini e vivere una dimensione di fraternità senza ignorarsi, senza guardare l'altro come nemico, ma provando a vivere la presenza e l'alterità con una base di fiducia. Siamo tutti molto motivati in realtà a rendere questo posto un posto aperto al territorio, e quindi abbiamo cominciato a conoscere le famiglie dei bimbi con cui i nostri figli vanno a scuola, e abbiamo cercato il più possibile di invitarli per raccogliere le olive, per fare feste sul prato, per fare cose che li potessero far sentire anche loro un pochino parte di questo posto. E qua si era nascosto, si era vergognato. Quando abbiamo detto alle nostre famiglie, ai nostri amici, che ci stavamo per imbarcare in questo progetto, diciamo la maggior parte delle persone è rimasta scioccata, eravamo matti ai loro occhi, e poi in realtà piano piano molti ci hanno preso gusto e di fatto ci sono venuti ad aiutare veramente. Però il fatto di condividere i beni e condividere gli stipendi è la cosa in assoluto ritenuta più scioccante di questa esperienza, e fu effettivamente all'inizio anche la cosa che mise in difficoltà molti di noi. Poi piano piano ci siamo resi conto che era semplicemente uno strumento pratico per riuscire a fare questa cosa fatta meglio, ma all'inizio insomma ti crea qualche destabilizzazione. Ciascuno qui ha la possibilità di mettere a frutto un po' le proprie capacità, e per fortuna che abbiamo Carlo, perché altrimenti non avremmo avuto i pomodori, non avremmo avuto l'insalata, e lui si è proprio dato alla terra, e quest'estate ha messo su un orto pazzesco. Diciamo che è nato più o meno per gioco, perché avevano scaricato un camion di terra in questo punto e diciamo abbiamo cominciato a spianarlo per piantarci qualcosina, e alla fine qualcosina, anche aiutati poi da una signora contadina che abita qui lungo la strada, è diventato un orto che, nonostante il piccolo pezzetto, ma era molto rigoglioso. Mazza, sono arrivati tutti, pure gli altri. Ah, eccoli! Ciao! Siamo molto contenti perché era... l'avevamo perso e l'abbiamo ritrovato. Guardate il mio papà! Questo è un cagnolone! E due cani. Allora, amici e amiche, a casa siamo a Roma, siamo in una comunità di famiglie, vero Giuseppe, che nasce a ottobre 2010. Avete aperto le porte dopo aver fatto tutti i lavori del caso, di ristrutturazione, come ci raccontava Beatrice nel filmato appena visto. Diceva Beatrice, intanto diceva Beatrice, quando abbiamo dato la notizia ai nostri amici parenti, dicevano, anche lei ripeteva, cioè vi prendevano per matti. Adesso Giuseppe, siamo onesti, io con i nostri telespettatori io sono sempre onesto, io e Giuseppe ci conosciamo da un po' di anni, e anche lui qualche anno fa mi ha comunicato la sua intenzione, la sua e di sua moglie Marina, e tanto sai che c'è, abbiamo preso questa decisione. E io com'è che ti ho risposto allora? Siete matti. Non sei stato originale, Saviero. Perché Giuseppe, siete matti, lo credevo, lo pensavo, però anche coraggiosi, dissi. Sì, anche è coraggiosi. Vero, è vero, è vero. Perché tutto nasce da questo incontro tuo e di tua moglie Marina con questo libro.
vero? Sì. Che è un libro di Bruno Volpi, ecco perché... Insieme ad Enrica, sì. Esatto, sei entrato nel romanzo familiare di Bruno ed Enrica Volpi. Eh sì. Un'alternativa possibile. Noi siamo entrati nel loro romanzo a vicenda, è davvero stata una contaminazione. Ricordo davvero molto bene quella serata in cui sono arrivati a Roma. Eravamo una decina di persone in questa libreria di Via della Conciliazione e di queste 10 persone adesso 6 si ritrovano in comunità. È stata una semina straordinaria, devo dire. 60%, una percentuale altissima. E devo dire che il fascino di questo racconto, di questa esperienza e in qualche modo delle pretese che Bruno ha, ci ha veramente convinto. Vogliamo la comunità e vogliamo la famiglia, vogliamo vivere la dimensione della condivisione, ma vogliamo anche la sovranità di ogni famiglia. Certo, cose apparentemente incompatibili, però sì. Proprio ci detto, loro ci stanno provando, proviamoci anche noi. Vedo Bruno, è vero Arianna, c'è Bruno ansioso di intervenire, di salutare anche Giuseppe, che poi da allora avete stretto un legame, sì. Insomma non vi siete più lasciati, vero Bruno? Certo, certo. Per me venire a Roma è come andare a casa mia, con questi amici che hanno cominciato questa comunità, li ho seguiti, mi sento partecipe, anche se ci vediamo raramente, però quando ci incontriamo c'è qualche cosa che ci unisce, difficilmente spiegabile. Il fatto di sapere che siamo tutti in questo percorso che è una ricerca, che è un tentativo per dare senso a certe parole che usiamo tutti i giorni. E la ricerca che si fa a Roma assomiglia a quella ricerca che stiamo facendo a Berzano e altrove. Quali sono le parole che usiamo quotidianamente e che vivendo così acquistano senso? Per esempio una parola che è abusata è la parola solidarietà. Oggi che siamo in un momento così di crisi, la parola solidarietà viene usata, ma che cosa vuol dire solidarietà? Io sono geometra, un pilastro che è solidale con un trave è qualcosa di intimamente connesso, non soltanto così. Uno ha senso se c'è l'altro e uno sta su perché c'è l'altro. E allora sapere che io sto vivendo e cercando di dare senso alla mia vita a Milano e sapere che a Roma c'è qualcuno che sta facendo la stessa cosa, dico Roma ma potrei dire Firenze o altri posti dove abbiamo delle comunità, a me dà tranquillità, dà serenità. Io posso affrontare gli ultimi anni della mia vita, non ho bisogno del ricovero. Io ho, ecco, la solidarietà dà vita ad un'altra parola che è la fiducia, di cui oggi abbiamo bisogno. La parola fiducia oggi poi dal governo in giù hanno bisogno di fiducia e invece sembra che sia la cosa che manca di più. La fiducia dei mercati, no? La fiducia nei mercati, nel governo, nella politica, insomma, in tutto. Luca, prima diceva Bruno, una caratteristica della nostra comunità è quel cancello che deve rimanere sempre aperto. Bruno, passa il microfono a Luca. Tu quel cancello l'hai trovato aperto con la tua famiglia e nel racconto di questa nuova esperienza di Giuseppe, che poi continuerà anche a farci, un po' c'è anche la tua esperienza della tua famiglia, no? Ti rivedi in Giuseppe, inizi quando tu sei entrato lì a Berzano? No. Scusami Antonio, non ho capito bene, si sente non tanto bene, mi puoi riassumere? Sì, allora, proviamoci, se no magari torniamo tra qualche secondo. Allora, è una domanda rivolta a Luca, se puoi passare per favore il microfono a Luca. A Luca,
A Luca, sì. Eccoti. Eccoti Luca, ecco, ce l'abbiamo fatta. Allora, ti chiedevo semplicemente se in questa nuova esperienza che sta vivendo Giuseppe con sua moglie Marina, i loro figli e gli amici e le amiche che hanno messo su questa comunità di famiglie a Roma, rivedi un po' il tuo inizio quando sei arrivato un po' di anni fa lì a Berzano. Beh, sì, sicuramente l'inizio è un po' così, sì, mi ricorda un po' come quando siamo arrivati noi, cioè con carichi di un sacco di sogni, di aspettative, ma anche di molti timori, perché comunque parlare di apertura, di solidarietà, dopo aver sentito comunque il racconto di Bruno ed Enrica, è sicuramente una cosa che mette anche molto timore. Da una parte quindi grande entusiasmo e grande voglia di scommetterci, e dall'altra parte anche grande rispetto e timore. Qual è il timore? Ma il timore è che di fatto, cioè, come diceva il Bruno, una cosa è utilizzare delle parole quali apertura, quali condivisione, quali la solidarietà. Poi dopo, quando ti ci giochi quotidianamente insieme agli altri, il timore è quello di scoprire anche un po' delle parti di te che forse non vorresti vedere. Perché di fondo quello che noi affrontiamo qui tutti i giorni, che abbiamo affrontato in questi anni, ed è forse il più grande dono che io porto di questa esperienza, è la crescita che questa esperienza ha portato in me e nella mia famiglia. Perché comunque alla fine è quello che facciamo qui è un percorso di crescita. Noi siamo qui per imparare a fare, per imparare a fidarci, per imparare ad essere solidali con gli altri. Ma come ci sei arrivato, Luca? Perché sei arrivato lì, sei arrivato a condividere questo progetto? Perché? Perché siamo qui? Come ci sei arrivato? Perché noi siamo arrivati dopo alcuni anni un po' di ricerca, nel senso, ci eravamo sposati 5 anni prima, eravamo in una situazione anche bella, nel senso che ci eravamo sistemati una casetta in un posto molto bello, in montagna, avevo un posto di lavoro sicuro, fisso, però mi guardavo in giro e forse il motivo per cui, cioè, se ripenso a quel tempo, io mi guardavo in giro e vedevo tante situazioni che più avanti di me, cioè tante famiglie che avevano passato il mio percorso qualche anno prima, e trovavo spesso della grande fatica, spesso della grande, non so, cioè un po' un lasciarsi andare, un lasciarsi andare un po' agli eventi, perché... Cioè, di fatto credo che crescere dei figli fuori, da soli, in una situazione, diciamo tra virgolette, normale, è un po' come entrare in un frullatore, dove, cioè, corri a destra e di qua e di là tra lavoro, impegni dei figli, impegni tuoi, tutto quello che, tutto frammentato, tutto spezzettato, perché non è difficile mettere insieme questi tempi. E questa cosa, e questo frullatore piano piano ti cambia, piano piano ti, secondo me, rischia di piegarti. Giuseppe. Mi ritrovo molto in quello che sta dicendo Luca, e credo che alla base di una scelta così c'è comunque un'inquietudine, vedere che la vita appunto scorre in modo quasi naturale, incontrollabile, e dire: io non mi ci ritrovo nella vita d'appartamento, in una logica in cui appunto la vita è lavorare, inseguire gli impegni dei figli, cercare di avere un rapporto equilibrato con la moglie, fare il mutuo per l'appartamento e impegnarti i prossimi 25 anni della vita su quello. Da questa inquietudine poi ci si guarda intorno e, incrociando il romanzo familiare, come lo avete chiamato, di Bruno e Enrica, vedi
due persone che hanno diversi anni alle spalle, sono felici, hanno un'energia incredibile, fanno qualcosa in cui, di cui tu hai sempre sentito parlare, quindi la fraternità, la condivisione, la solidarietà, e loro ci provano concretamente. Da 35 anni. Ci provano e ci riescono abbastanza da 35 anni, Bruno è sempre molto cauto, dice noi continuiamo a provarci, però certo 35 anni sono una bella testimonianza e quindi ti viene la voglia di dire ma forse voglio provarci anch'io. E ci avete provato e anche voi state resistendo da ottobre. Da appena un anno, poco più di un anno, da ottobre 2010. Oggi è possibile, a proposito di lavoro, che si parlava di lavoro, che è un pilastro fondamentale di questo stare insieme, chiaramente. Dopo una curiosità, ma te la chiedo dopo. Okay. Adesso abbiamo appena sentito Luca, che ci ha detto delle belle cose della sua scelta, perché lui e sua moglie hanno deciso di aderire, entrare nella comunità, nelle famiglie che vivono insieme lì a Berzano di Tortona, in Piemonte, provincia di Alessandria. Enrica prima ci raccontava che alcuni lavorano all'interno, no, della comunità. Ecco, vediamo che cosa fanno all'interno di questa comunità, che tipi di lavoro fanno. La fattoria sociale consiste nel coinvolgere delle persone che hanno delle disturbi, insomma, di varia natura, nelle attività che noi facciamo quotidianamente. Con i ragazzi cerchiamo di vivere intanto il quotidiano di questo posto, nel senso che l'azienda agricola, essendo questa una struttura molto grossa, si occupa anche di una serie di attività di gestione di questo posto, di attività finalizzate al far sì che questo posto stia in piedi. Una di queste è sicuramente occuparsi del riscaldamento, che consiste nel procurare la legna per le stufe e i camini, quindi dai boschi che abbiamo all'interno dei nostri terreni, al nutrire la caldaia utilizzando il cippato che invece acquistiamo all'esterno. Noi abbiamo un impianto di riscaldamento che va a biomasse e quindi abbiamo delle caldaie con dei contenitori silos di cippato, che sono di legno tritato. Ecco, noi manualmente riempiamo questi contenitori e per la giornata più o meno in autonomia va da sola. Come dicevano i vecchi, la legna scalda due volte, anche di più, quando la tagli, la sposti e quando la bruci. Infatti il miglior riscaldamento di sera al mattino, Enzo, è proprio quello di fare il cippato. Ai! Ai, è arrivato il cippato! Beh, stamattina ci hanno portato 15 metri cubi di cippato, che è la nostra scorta di una settimana di legno per far funzionare, per riscaldare tutto il complesso, insomma, acqua sanitaria e riscaldamento. Adesso con i ragazzi in due ore riusciremo a stivarlo, metterlo a riparo, al coperto. E questo è quello che riusciremo a fare stamattina. Tra l'altro siamo anche un po' in pochi, per cui insomma non sarà un lavoro tanto leggero. Il fatto per loro di stare all'aperto, di poter lavorare all'aperto, di poter respirare bene, di muoversi tutti i giorni e anche di vedere il frutto del proprio lavoro è già da solo questa un'esperienza sicuramente gratificante. A questo si aggiunge il fatto che tutto questo avviene in un contesto relazionale molto particolare. Lo dico ironizzando così, ma dicono che la stagione di riposo del contadino è l'inverno, no? La natura va in riposo, il contadino si sta, insomma, anche lui. Invece non è vero, ci serve un sacco di cose a fare, non ci si ferma mai, dall'alba al tramonto in tutte le stagioni. Eh,
Tra l'altro abbiamo visto, salutiamo anche Enzo Volpi, figlio di Bruno ed Enrica Volpi. Bruno, avevo una curiosità da... se passi il microfono a Luca, a Luca che l'abbiamo visto adesso in questa attività che ha un nome, che si chiama Fattoria Sociale. Intanto che cos'è brevemente, Luca, ti prego di rispondere, che ci avviniamo verso la conclusione, quindi una risposta breve, che cos'è la Fattoria Sociale e qual è il vostro rapporto con questi ragazzi che abbiamo visto nel filmato? Che cos'è? Allora sì. Beh, la Fattoria Sociale è un'esperienza che nasce un po' dalla constatazione che abbiamo potuto fare quando siamo arrivati qui, nel senso che nessuno di noi aveva mai lavorato in agricoltura. Ci siamo trovati in questo posto con tutta questa terra che comunque doveva essere curata, che bisognava comunque far fruttare, e piano piano ci siamo un po' cimentati in questa esperienza, facendoci un po' aiutare e consigliare dai contadini, dalle persone che c'erano qui vicino. Osservando che questa cosa era una cosa che comunque ci faceva stare molto bene, perché comunque lavorare, soprattutto per chi non l'ha mai fatto, lavorare all'aria aperta, lavorare fuori, vedere il prodotto del tuo lavoro, poterlo raccogliere, poterlo mangiare. Queste cose sono cose che riempiono tantissimo, e questo ci ha fatto un po' riflettere sul fatto che, essendo che qualcuno di noi aveva in passato di mestiere lavorato nel sociale come educatore, se era una cosa che poteva far bene a noi, forse poteva far bene anche a qualcun altro, e quindi abbiamo un po' iniziato a prendere i contatti con dei servizi per capire un attimino se c'era qualcuno che era interessato a far vivere un'esperienza di questo tipo a delle persone che per storie diverse, percorsi diversi, si erano trovati ad essere in difficoltà. Abbiamo trovato con il servizio di psichiatria, collaborando un po' anche con un'associazione di familiari di ragazzi con disturbo psichico, la disponibilità a ragionare su un percorso di questo tipo, e questo percorso è partito circa 3 anni fa, e quindi ospita 5 ragazzi che vengono qui tutti i giorni, tutte le mattine. Lavorano con noi, quindi noi dobbiamo organizzare il loro lavoro e accompagnarli in questo percorso, cercando contemporaneamente di, da una parte, stimolare a fare il lavoro nel modo migliore possibile, e dall'altra parte a capire insieme a loro quali sono se ci sono delle potenzialità, quali potenzialità si possono esprimere al meglio. Perché l'idea di fondo è che poi attraverso questo percorso si riesca ad accompagnare, magari non subito, magari non tutti, però qualcuno di loro ad un vero e proprio inserimento lavorativo. Grazie. Venga a dire grazie. Sì. Volevo salutare anche Andrea, volevamo sentire anche Andrea, che è un altro abitante di questo luogo che stiamo iniziando a conoscere insieme a voi. Buonasera Andrea, grazie. Buonasera. Anche a te per condividere. Buonasera. Con noi questa tua scelta. Tu che lavoro fai? Ma io lavoro 2 mattine nel contesto della Fattoria Sociale che ha descritto Luca prima, mentre per un resto del tempo, diciamo 25 ore a settimana, lavoro come educatore all'ASL, al Servizio Territoriale di Psichiatria del Centro di Salute Mentale di Tortona, dove seguo varie persone che hanno problemi psichici, sia nel reinserimento lavorativo, sia formulando con loro dei progetti proprio di riabilitazione sociale, lavorativa e in generale di vita, insomma. E da quanto tempo abiti la comunità, o se vuoi la famiglia, che poi è anche comunità? Da quanto tempo sei lì? Come ci sei arrivato? Con chi? Ma noi come famiglia siamo arrivati qui nel settembre del 2007, sono quasi un po' più di 4 anni, e abitavamo a Pavia, in un posto dove
avevamo praticamente tutto, avevamo due bei bambini, abitavamo in città ma con una casa in mezzo al verde, gruppi di amici, un sacco di gente che ci conosceva, ma sentivamo un po' che nella nostra vita ci mancava qualcosa per avere una vita, come dire, piena. Io sono stato 5 anni in Africa e mia moglie abbiamo così costruito il nostro progetto di famiglia comunque su un'idea di famiglia aperta fin da prima anche di conoscere la comunità. E in quel contesto di cittadino pavese, in qualche modo, nostri ideali così di aprire la famiglia, avere più gente in casa, fare delle accoglienze così, sembrava avessero meno possibilità rispetto ai contesti comunitari. Diciamo che con altri gruppi di amici, di persone, abbiamo cercato per 4 anni di costruire una comunità a Pavia e avevamo anche trovato parecchie case. Il vescovo di Pavia ci aveva proposto addirittura 3 strutture e ci mancavano sempre quel 800.000 milioni di euro per provare a costruire nella nostra zona un po' quello che poi era il nostro sogno, insomma, di una vita con dei vicini così come abbiamo poi trovato qua. E venendo qui a cercare da Bruno un sostegno per capire come fare, piano piano abbiamo capito che si liberava uno spazio qui a Berzano e quindi avete detto perché a quel punto avete detto perché non restare qui. A quel punto era fatta, nel senso che dobbiamo correre. Andrea, prego, non ci è sembrata una coincidenza. Dobbiamo correre perché siamo in chiusura, concludi per favore. Sì, non ci è sembrata una coincidenza, ci è sembrato che proprio, come dire, poi uno lo chiama come vuole, ma lo Spirito Santo ci ha mandato qua, ecco, in qualche modo. Ecco, Giuseppe, io guardavo e tu sorridevi mentre Andrea diceva ci mancano quei 800.000 o 1 milione di euro, non so, voi come avete fatto per ristrutturare quella casa bellissima che abbiamo visto qui a Roma, la comunità, alla collina del Barco Gianni? E allora abbiamo in 5-6 mesi abbiamo impiegato un po' di tempo libero, un po' di vacanze, abbiamo dedicato molto tempo all'autocostruzione, quindi parte dei lavori li abbiamo fatti in autocostruzione, con l'aiuto di moltissimi amici volontari che sono venuti a darci il loro aiuto. Però ci siamo anche fatti aiutare da un'impresa perché alcuni erano lavori molto impegnativi e abbiamo contratto un mutuo non così grande come quelli che si usano normalmente con Banca Etica che ci ha finanziato parte dei lavori di ristrutturazione. La casa è incomodato, è molto importante in questo tipo di esperienza il fatto che le case non sono di proprietà, cioè noi abitiamo case che sono di altri e che usiamo per il tempo in cui viviamo lì. Abbiamo detto tante belle parole, tanti valori veramente veri, insomma, condivisione, fiducia, solidarietà e altro. Posso dire adesso una cosa cattiva, Giuseppe? Vai. Bruno ed Enrica ci hanno spiegato e poi ci hanno confermato sia Luca e Andrea un po' i valori alla base della scelta prima di Bruno ed Enrica e poi anche di Luca, Andrea e delle rispettive famiglie. Questo però sono scelte fatte qualche anno fa, quindi i maligni direbbero un po' datate. Oggi siamo nel 2012, voi siete freschissimi di questa scelta. Quelli che penserebbero male guardando la tua scelta, Giuseppe, di Marina, tua moglie e degli altri famiglie che vivono con voi a Roma, penserebbero, ma sì, questi hanno fatto la scelta perché sono un po' degli sfigati, che non lavorano e quindi invece non è così. Non è così. Tutti quanti abbiamo un lavoro, ci sono 2 ingegneri, un architetto, io sono un formatore e lavoro in Caritas. Un medico che è tua moglie? Mia moglie è medico, Beatrice lavora al WWF, quindi tutti abbiamo lavori, ma abbiamo fatto poi questa scelta di andare lì e di mettere insieme i nostri lavori, le nostre vite in questa esperienza. Allora grazie alla famiglia Volpi che ha scelto di mettere insieme la propria vita, il proprio sogno, la propria sfida alle altre famiglie contagiandole ed espandendosi per tutta quanta l'Italia e grazie per averci detto, perché ci state raccontando che un'alternativa c'è ed è possibile. Noi vi ritroveremo la prossima settimana, martedì. Le nostre telecamere continueranno a seguirvi e guardate insieme a noi l'ultimo arrivato al romanzo familiare. Eccolo qua.
qui, Leo. È arrivato proprio oggi. Leo, ti abbiamo seguito nel pancione della tua mamma. Benvenuto, domani veniamo a trovarti. Eh sì, domani andiamo a Bologna con la famiglia di Foggia, Nicole che ha partorito oggi, Leo, il terzo figlio suo e di Michele. Ci vediamo domani, ve lo faremo vedere in anteprima mondiale, 18:30, Romanzo Familiare, TV 2000. Grazie a tutti, ciao. Grazie Giuseppe, grazie ai nostri volpi e alle famiglie legate a loro. Grazie.